Sullo spettacolo teatrale Fafa Fine, mi chiamo Alex e sono un dinosauro di Giuliano Scarpinato, in scena il 30 gennaio al Teatro Rasi, si sta alzando non poca polemica. Lo spettacolo è in cartellone nella rassegna Ragazzi a Teatro, organizzata da Drammatico Vegetale, Ravenna Teatro e Accademia Perduta, Romagna Teatri, per le scuole della città. Ciò che contestano i contrari a Fafa Fine è l'esplicito riferimento al gender fluid, cioè al sentirsi a volte un ragazzo e a volte una ragazza, che caratterizza Alex, il protagonista. Lui infatti si presenta come un afafine, parola che nella lingua Samoa definisce coloro che sin da bambino non amano identificarsi in un sesso o nell'altro. In risposta alle polemiche abbiamo sentito telefonicamente Pietro Fenati, direttore artistico del Drammatico Vegetale. Intanto abbiamo scelto questo spettacolo intanto perché è uno spettacolo di qualità e tratta un argomento che è effettivamente delicato, ma lo tratta con capacità, con leggerezza e con tatto. Quindi per noi è importante proporlo anche alla nostra città, al nostro pubblico. Ed è uno spettacolo pensato appositamente per questa fascia d'età, quindi poi questa è la nostra opinione e il nostro compito è quello di scegliere e di proporre gli spettacoli della nostra rassegna. Le opinioni degli altri sono tutte benvenute, ma rimangono tali, ecco. Quindi non commento quello, non voglio commentare le opinioni degli altri, ma siamo tranquilli della nostra scelta, che non è scelta fatta solo esclusivamente da noi, ma da tanti altri teatri, da tanti altri nostri colleghi a livello nazionale. Cosa tratta appunto lo spettacolo? Racconta attraverso delle metafore problematiche legate alle difficoltà di identità di una persona, di un adolescente, quindi di un adolescente generico in qualche modo, ecco. Non si tratta di parlare di maschio o femmina, ma della difficoltà a trovare un'identità precisa in una società che queste cose qui fa fatica anche a riconoscerle, ma attraverso una storia che è una storia di fantasia, un sogno, una metafora, come dicevo prima, ecco. Questo è uno spettacolo che oltretutto ha ottenuto anche dei grandi riconoscimenti e dei premi, vero? Sì, è stato anche, ha ricevuto un premio come migliore spettacolo per quella fascia d'età, mi pare 2 anni fa, nel 2014-15, e come spettacolo rivolto proprio alla fascia d'età degli adolescenti, quindi dagli 8 ai 14 anni, e premio riconosciuto da una giuria di esperti del settore, giornalisti, psicologi e non solo. E quindi questo, diciamo, in qualche modo suffraga anche la nostra scelta, in qualche modo direi. Il fatto che si debba chiedere gli insegnanti debbano chiedere l'autorizzazione ai genitori per far vedere uno spettacolo di questo tipo ai ragazzi, secondo lei è un'esagerazione oppure è vero che la scuola non deve fare da tramite nei confronti di questo tipo di cultura che è altra rispetto alla cultura dei semplici libri? Ma guarda, il nostro compito è, come dicevo prima, quello di proporre degli spettacoli, quindi attraverso gli spettacoli degli argomenti, delle storie, dei problemi, a seconda delle fasce d'età a cui gli spettacoli sono rivolti. Le scelte poi di altri soggetti sono a carico degli altri soggetti. Io non voglio stare qui a discutere dell'opportunità o meno della mediazione, diciamo, ulteriore del genitore nella scelta degli spettacoli, ecco. Io credo che comunque ciascuno di noi debba assumersi la propria quota di responsabilità, noi per quello che ci compete, il personale insegnante per quello che compete appunto il personale insegnante. Poi ciascuno risponde delle proprie scelte e delle proprie convenzioni.